La partita della vita, come in tutte le partite che si rispettino, viene giocata a due squadre, una contro l'altra. Vi è la partita di coloro che quotidianamente lottano e ricercano nella propria interiorità un'evoluzione, un sostegno, un comportamento civile democratico, una battaglia affinché l'essere umano possa sempre e comunque evolvere al meglio, vi è l'altra squadra che gioca l'esatto contrario. Vi è sostanzialmente una squadra del bene e una squadra del male. Queste sono le due squadre che si contendono la vittoria. Ma una sola vince, che è la squadra del bene. O meglio, talvolta la squadra del bene potrà perdere qualche partita, ma arriva comunque sempre a vincere il torneo. Dimostrazione ne è che tutti le specie viventi del nostro pianeta sono in continua evoluzione, proprio grazie all'amore del pianeta stesso, cioè all'amore che ci viene donato dall'energia cosmica, dall'equilibrio cosmico, scusate, fatto d'amore. La nostra stessa vita è generata da un atto d'amore. Quindi dall'amore si può scappare. Attenzione a questa definizione molto delicata, si può scappare, ma non ci si può sottrarre. Infatti, prova ne è che nel momento in cui noi scappiamo dall'amore, troviamo una serie di ostacoli insormontabili che ci porteranno a vivere infelicemente la nostra vita. Anche questa è un'affermazione molto delicata perché non va confusa la felicità con la felicità di una vita con pochi istanti di felicità conquistata a qualsiasi costo. Non addentriamoci comunque troppo nel complicato, ma il mio messaggio di oggi vuole essere un messaggio di solidarietà a tutti i componenti, a tutti coloro che credono e si danno da fare all'interno del Movimento 5 Stelle e a tutti coloro che comunque si danno da fare affinché il genere umano possa evolversi in maniera più efficace, più costruttiva, più dinamica, al di fuori dai canoni standardizzati che oggi, ahimè, di innovativo, di positivo e di crescita sostanziale poco offrono, se non nulla. Un messaggio positivo e di incoraggiamento a tutte queste persone, delle quali, a mio modo, ne faccio parte. Vedete, le persone ricordate positivamente, quindi, pur avendo perso qualche partita perché criticate, perché non comprese alla loro epoca dal sistema, dalla società. Ma le persone che vengono ricordate, quindi i vincitori del torneo, sono coloro che hanno operato a livello evolutivo. Non vengono certo ricordati positivamente, ma con disprezzo i dittatori, gli operatori di iniquità, tutti coloro che hanno negativamente operato per la crescita, per lo sviluppo e per la conoscenza. Tutti coloro che hanno tenuto sotto una coperta di ignoranza il
il genere umano per poter stare loro stessi nei posti di comando e per poter beneficiare il più possibile di tutto ciò che a livello di temporanea felicità la vita gli potesse dare. E allora qual è il punto? Il punto è che pur lavorando su un sentiero lastricato da difficoltà, pur essendo incompresi, intollerati, perché si vuole scombinare un sistema basato non certo sull'identità, sulla formazione e sull'essenza, sulla crescita dell'essere umano, basato esclusivamente su una scala di valori economici, di profitto, chi vuol scombussolare tutto ciò non può essere sicuramente ben visto, ma si fa di tutto per ostacolarlo, per calunniarlo, per degradarlo, per far sì che possa diventare debole e incompreso, alla massa ignorante che non si è ancora risvegliata e che tutto sommato mantiene con forza questo sistema che crea comunque un danno alla massa stessa che lo sostiene. E allora, da rivoluzionari, ogni qualvolta si venga in qualche modo feriti da questo sistema, ripeto, basato esclusivamente sul profitto economico, ne dobbiamo essere consapevolmente felici, perché questo ci dà un segnale chiaro: siamo sulla strada giusta, stiamo percorrendo il giusto sentiero, stiamo percorrendo il sentiero evolutivo. Se fossimo nell'indifferenza, non daremmo così fastidio. Diamo fastidio perché vogliamo cambiare le cose, perché vogliamo far vedere la luce. E allora diamo fastidio, e allora ci si cerca di togliere di mezzo. Ma, ripeto, coloro che sono ricordati con amore, i valorosi, sono coloro che hanno contribuito alla crescita, al cambiamento della società, all'evoluzione di tutte le specie viventi. Noi stiamo seguendo questo percorso. Non seguono certo questo percorso i predicatori di ipocrisia, coloro che mettono in primo piano i fattori economici a discapito della dignità umana. Ho parlato di partite e di torneo. Il torneo è la vita intera. La partita sono gli episodi, le situazioni che ci troviamo a giocare, a confrontare. Chi vince il torneo viene applaudito, viene acclamato dalla folla. E quali sono, torniamo al discorso iniziale, gli acclamati dalla folla? Coloro che hanno giocato bene, coloro che hanno portato a un risultato costruttivo, di conseguenza coloro che hanno vinto il torneo. E il torneo lo vince chi evolve. E allora noi vinciamo. Al di là delle nostre capacità vinceremo, perché questo è quello che vuole la legge cosmica. La legge cosmica fa vincere inevitabilmente chi evolve. L'amore cosmico fa vincere inevitabilmente chi gioca a favore dell'amore stesso e fa perdere chi gioca a sfavore.
gli attuali politici non verranno sicuramente ricordati con amore e con ammirazione, verranno ricordati alla fine dei loro tempi con disprezzo, verranno ricordati come degli esseri ignoranti, incapaci, come marionette di un potere capitalistico. E allora vorrei dire a tutti: non demoralizziamoci quando ci sentiamo incompresi, non demoralizziamoci, ma facciamoci forza quando veniamo calunniati. L'informazione è vero, è confusa, è malata, è sporca. La grande massa è ancora troppo influenzata dal bavaglio di questa distorta, incompleta e disonesta informazione, ma sarà costretta a svegliarsi grazie alle nostre pressioni, grazie a ciò che di negativo questo sistema continuerà a regalare. E quando si sveglierà, credetemi, andrà tutto a scapito di questo sistema. Sono le ore 15. E a loro discapito, di tutti coloro che l'hanno sostenuto, andrà l'odio totale e il disprezzo totale. E a quel punto avranno inevitabilmente perso il torneo. Non scoraggiamoci noi del Movimento 5 Stelle, non scoraggiatevi voi che magari volete e siete un po' titubanti far parte del movimento, o che magari volete inventarvi un movimento rivoluzionario nuovo. Non scoraggiatevi voi che vi muovete in nome dell'amore, in nome di un sentimento interiore che vi induce a lavorare, a muovervi, a pensare costruttivamente per il bene dell'umanità futura, dei vostri figli, dei vostri nipoti o semplicemente di chi verrà dopo di voi. Non scoraggiatevi voi che avete deciso di lasciare un segno positivo sulla vita in questo pianeta. Tremate invece voi che operate male, vigliaccamente, approfittandone della non conoscenza altrui, approfittandone di ciò che avete a disposizione, soggiogando gli esseri umani. Tremate voi, perché se anche vi vedete qualche partita vinta, avrete inevitabilmente perso il torneo e scoprirete questa sconfitta al termine della vostra vita e non potrete più avere nessun tipo di rivincita. Quindi coraggio, guardiamo avanti, non stanchiamoci mai di lottare, e ogni coltellata che ci viene data dal sistema deve essere un punto in più per rafforzarci, deve essere un segnale che ci dice stiamo camminando nella direzione giusta. Ogni coltellata che ci viene inflitta da questo marcio sistema è una stella in più che si porta a casa. E beffa del destino, ogni coltellata che questo sistema ci dà gli ritornerà, anche se non nell'immediato, gli ritornerà indietro. Gli ritornerà indietro perché questa è la legge di compensazione alla quale non ci si può sottrarre.
Sapete, queste carogne che ci governano non sono eterne. È vero che allevano altre carogne, ma sono talmente ignoranti che non fanno i conti con l'evoluzione dell'essere umano. E che piaccia o no a loro, l'essere umano si evolve, quindi saranno inevitabilmente sconfitti. Perché il discorso è molto semplice. Quando la cacca ti arriva alle narici, o muori soffocato o emergi e ti dai da fare per ripulirti e per bonificare la palude. E siccome questi signori che continuano a seminare cacca alzano il mucchio, e ben presto arriverà alle narici anche a coloro che adesso pensano di essere fuori, perché dicono tanto noi siamo i più alti, ora che ci arriva il naso, ma arriverà anche al loro naso, e allora tutti inevitabilmente si ribelleranno, non solo, ma andranno a disseppellire anche coloro che sono sepolti da un pezzo per aiutarli a spalare la cacca, e con questa cacca seppelliranno tutti coloro che l'hanno seminata. Un messaggio positivo di incoraggiamento quindi a tutti coloro che lottano per abbattere questo ipocrita sistema basato su un concetto di capitalismo, su una scala di valori economica e non umana, sulla svendita dell'essere umano, su un apparente riconoscimento dell'essere umano, ma atto non a evolvere l'essere umano, ma a trarne il maggior profitto economico possibile. Continuiamo a lottare, non stanchiamoci mai, nonostante ci sentiamo incompresi. Esultiamo per l'incomprensione, vuol dire che siamo nella direzione giusta, vuol dire che hanno paura di noi, vuol dire che si accorgono di perdere sempre più terreno, di avere sempre più terra bruciata attorno, sempre meno sostenitori, vuol dire che cominciano a vedere la loro sconfitta. E la loro sconfitta ci sarà. Se non saremo noi a dargliela, saranno i nostri figli, sarà la vita stessa che anche per loro finirà. Ma la sconfitta inesorabilmente per loro ci sarà. In compenso noi avremo insegnato ai nostri figli, ai nostri successori, a lottare, avremmo fatto capire a molte persone che un mondo migliore è possibile, che un pensiero diverso, una reimpostazione di vita è possibile, che la dignità umana esiste, che l'essere umano buono con la volontà di evolvere esiste, e insegneremo a molte persone l'evoluzione. Diventeremo sempre più numerosi e vinceremo. Avanti così.